Noi siamo il nostro lavoro. Noi siamo il nostro lavoro. Crediamo fortemente che i risultati siano frutto di un programma e siano frutto dell'azione. Fare basket a Trento vuol dire anche comunque seguire un programma preciso. Questa cosa qui noi la recepiamo, secondo me. Sentiamo che c'è un lavoro dello staff tecnico. Vuol dire seguire degli step, vuol dire non fare mai passi più lunghi della gamba, però con l'ambizione di voler arrivare. E penso che questo, col passare del tempo, possa portare tanta fiducia all'individuo che va in campo. Per noi i valori, appunto, è credere nel lavoro, credere nelle persone e mettere in discussione il lavoro e non le persone. Pronti ai minuti con Beto da 4, anche per metterlo in partita. Noi non dobbiamo lavorare sulle aspettative, il nostro obiettivo è che i nostri tifosi sognino. E penso che il nostro pubblico pretenda risultati, ma avrà anche loro avranno la pazienza di seguirci. Penso che tutti siano consapevoli di dove possiamo arrivare. Spacing Beto! Coming up Beto! Sale Jefferson per il pick and roll, poi rolla e fa entrare anche il palatrico definitivamente nella partita. Noi siamo il nostro futuro. Credo che alla fine l'importante è avere delle idee e attorno a quelle idee costruire. Lavorando bene il futuro te lo costruisci. E io penso che il futuro sia l'attività giovanile, sia investire sui ragazzi giovani, su ragazzi che abbiano fame, che abbiano voglia. A questi ragazzi bisogna dargli un percorso, una struttura all'interno della quale crescere. La stessa speranza che l'allenatore allenando ha di fare bene, che dai magari un giorno mi chiamano anche la nazionale, ce l'hanno anche i ragazzi nel dire dai che magari un giorno diventiamo giocatori di Serie A. E usa le braccia per contestare, palleggi, tiri, non alzarti sulle gambe. Con l'Academy, col coinvolgimento di un allenatore come Gaetano Gebbia, cerchiamo di costruire un contenitore per cui ogni ragazzo abbia la possibilità di fare un percorso. Io mi potrei definire un allenatore progettuale perché trovo molto gratificante contribuire allo sviluppo di un progetto che è proiettato nel lungo periodo, e in questo l'Aquila Basket ha avuto una visione certamente molto positiva, molto illuminante per tutto il movimento. Gaetano Gebbia. Ugo Sconocchini. È stata la persona che mi ha stravolto la vita un inverno di più o meno 20 anni fa. Lo porto ad esempio non tanto per la sua potenza fisica, per il suo talento tecnico, ma per il grande cuore che ha sempre messo nell'attività che ha fatto, nel singolo allenamento e in tutte le partite. La mano, lascia la palla e le dita restano aperte, di volta verso il basso. Chiaro che io sono qui e faccio questo, qui, questo. La mano resta, non si chiudono le dita, via. In 2011 ho lasciato San Antonio per prendere un lavoro in Monte Granaro durante lo lockout. Jerry ci sta facendo un ottimo lavoro dal punto di vista delle informazioni, del suggerimento dei giocatori. Ho conosciuto Trenotti, abbiamo costruito il nostro rapporto dopo 3-4 anni, questa opportunità è venuta. E ci aiuta anche nella gestione dei giocatori stranieri quando arrivano a Trento. È più facile per me anche quando parlo con gli americani e parliamo la stessa lingua, quindi c'è un rapporto più naturale per loro. Noi siamo duri a morire. Noi siamo duri a morire. Noi siamo duri a morire. We die hard. L'idea in tutti questi anni, le caratteristiche delle squadre di Trento è sempre stata quella che anche nei momenti più difficili riuscivamo a trovare delle risorse impensabili, tecniche e morali per arrivare comunque a ottenere il risultato. Il duri a morire è proprio la capacità di pensare sempre all'azione successiva. Play, play! Dobbiamo cambiare noi, Testa bassa, siamo consapevoli che possiamo arrivare dove vogliamo. Ci
ci sono ancora 10 secondi perché Trento provi a costruire un tiro, ci prova con Flaccadori, canestro e fallo subito del Flacca. Se le cose vanno bene impari a spingere sull'acceleratore, perché anche se vanno bene non basta, cioè benissimo dopo bene.